Vieni, Kira, ci attende un momento molto romantico. Vieni. Mamma quanto puzza. Oh. Kira, davanti a tutti devi darmi un bacio. Ma perché Rutti tu mi dovrebbe fare schifo a me? Ma buon ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo Ask Pierluigi Patella numero 5, credo, sì, credo di essere arrivato al numero 5, credo, oddio, so 5, come faccio a dimenticarmi 5? Non me ne vogliate, lo so, ogni volta è sempre la solita cosa, ragazzi, vi giuro che davvero non ho tempo materiale, non mi va di scusarmi come sempre, questa cosa, pure questa cosa del non scusarmi, lo dico sempre, basta, passiamo subito alle domande. Sto sudando tantissimo, questa luce è sparatissima davanti, fa caldo, quindi se inizierò a sudare, scusate, cioè, davvero, è estate per tutti. Ciao Riccio, devo... ho una zanzara che... ma vaffanculo! Ma ciao, piccola curiosità, quali serie TV segui? Un bacio. Al momento nulla. L'ultima serie che ho visto è stata Gomorra 2, la seconda stagione ovviamente. Ho seguito tantissime altre stagioni, tipo Breaking Bad, tipo Misfits, tipo Utopia, tipo Orphan Black, tipo Black Mirror, anche se è una miniserie, vabbè, niente. E che altre serie stanno massacrando? Una serie del massacro delle zanzare. Al momento mi vengono solamente queste. Better Call Saul, tra l'altro devo vedere la seconda stagione, ho visto solo la prima. Ah, Romanzo Criminale anche, non dimentichiamoci, la seconda serie italiana più figa, che non posso dimenticare. Qual è la tua emoji preferita di WhatsApp? Quella scimmietta con gli occhi così, forse quella è quella più tenera, la mia preferita non è quella maliziosa. Ciao per Luigi, cosa ne pensi della situazione attuale che stiamo vivendo sotto le malefatte dell'ISIS? Secondo te come si evolverà la situazione? Ci stiamo avviando verso un terzo conflitto mondiale? Ah, e puoi salutarmi per favore, bella per. Ciao Giuseppe, è un argomento molto delicato, vi dico solamente che boh, sono quanto rattristito e allo stesso tempo scioccato che nel 2016 accadano ancora cose di questo tipo, che la mente umana arrivi ancora a fare queste cose. Pierluigi, ma i Marò, tu ci pensi ai Marò? Marò, mi sono scordato. Ciao Pierluigi, racconta l'esperienza più buffa che hai fatto. Mi saluti, sei un grande. Ciao Rosalba, un Pierluigi entra in un caffè splash. Ti posso baciare sulle guance, però che siano le guance, chiudo la bocca, cioè tappo la bocca, vai. Vai, 3 secondi. Fatto? A posto. Perché sei l'unico Pokémon impossibile da trovare su Pokémon Go? Ti adoro, mi saluti, grazie. Ciao Francesca. Semplicemente perché non gioco a Pokémon Go. Basta, davvero, ragazzi, non se ne può più. Io vedo in giro tutte queste persone con... cioè, non sono un haters, ve lo dico, premessa, cioè, non sono un haters. Però io non comunico più con i miei amici perché sono lì che giocano a Pokémon Go. Cioè, non... basta, una volta c'era Facebook, c'era WhatsApp. Tornate a quello. Hai mai registrato un video musicale? Se sì, lo hai mai registrato ad un cantante che non potevi sentire perché era troppo stonato? Ah, bella. Allora, sì, faccio videoclip musicali, per cui sì. C'è una non cantante, però non vi posso dire chi, perché sennò mi gioco la carriera. Quale carriera? Non lo so. Che non è proprio una cantante, che ha una voce di merda, stonatissima. Non mi posso dire chi, perché sarebbe alquanto irrispettoso, ecco, nei suoi confronti. Però sì, mi è capitato. Cibo preferito? Probabilmente pizza. Hai praticato qualche sport da piccolo? Se sì, quale? Ciao Pierluigi. Ho fatto basket per 2 anni più o meno. Poi ho fatto 3 anni di tennis, che mi piaceva molto, ed ero anche molto bravo, mi va la sincerità, però davvero ero bravo. Ho fatto 2 anni di scuola calcio, ma ero una pippa. E sono ritornato a tennis per altri 2 anni. Pierre, allora ho 2 domande da farti. 1. Ti hanno mai fermato per strada? Se sì, qual è stata la tua reazione? 2. A quando un incontro? Sì, mi hanno fermato più di una volta per strada. Mi fa comunque strano quando mi riconoscono per strada, soprattutto perché la maggior parte delle volte che mi capita non sono persone della mia città, e quindi mi fa ancora più strano, perché finché ti conoscono persone della tua città ci può anche stare, persone da fuori che casualmente ti incontrano e ti riconoscono, mi imbarazza un po' quella situazione, capito? Lì però alla fine poi ti sciogli, inizi a parlare. A quando un incontro? Non lo so, non ne ho la più pallida idea. È da una vita che dico di volerne fare uno, e poi come ti sei avvicinato al mondo di YouTube? Sei fortissimo così. Hai mai pensato di andare a Temptation Island? Ciao ragazzi, mi chiamo Pierluigi Patella, ho 21 anni e sono abruzzese. Sono fidanzato con Federica, la mano amica da 5 anni, come le dita che c'ho qui. Mi piacerebbe partecipare a Temptation Island perché mi piace scopare, prendere la ragazza.
a prenderle tutte quante qui. Dovessi decidere di fare il giornalista o lo youtuber, cosa sceglieresti? Salutami per favore. Ciao Christian, lo youtuber per il semplice fatto che non voglio fare il giornalista, mai l'ho pensato in vita mia. Quale sarebbe la prima cosa che faresti se per un giorno diventassi una donna? Ciao Riccio, probabilmente la seguente cosa. Vabbè, la classica risposta che danno tutti quanti. Raccontaci una tua esperienza paranormale, te se ama Pier. Allora, esperienze paranormali non ne ho mai avute, però ricordo da piccolo, stavo giocando a calcio nel giardino di casa con mio fratello, non so se è un sogno ma mi sembra così reale, quindi secondo me è accaduto davvero, dovrei richiederle a mio fratello e darvi conferma. E niente, mi pare che sia passato un disco volante su di noi proprio mentre stavamo giocando, cioè non poteva essere un aereo, un elicottero, perché aveva proprio una forma di un disco volante, appunto, e ricordo che sono pure scappato appena ho visto quella cosa, siamo fuggiti, tipo, forse ero drogato quel giorno, ma ero troppo piccolo per drogarmi, quindi non credo. Tette o culo? Culo. Niente, va bene, dopo questa ultima domanda molto significativa, molto, vi comunico che questo Ask Pierluigi Patella numero 5 è giunto al termine. Spero che vi sia piaciuto, se è così fatemelo sapere con mi piace. Vi ricordo che se raggiungeremo i 300 mi piace farò l'Ask Pierluigi Patella numero 6. Lasciatemi dei commenti qui sotto in cui mi fate le domande per il prossimo Ask Pierluigi. Se questo video vi è piaciuto ricordatevi come sempre di condividerlo dove volete, di seguirmi su Facebook, su Instagram, Twitter, vita eterna, che trovate come sempre qui in descrizione. Io ragazzi sto morendo di caldo, penso che andrò a buttarmi nella vasca d'acqua gelida mentre mangio un ghiacciolo e vi sto dicendo, sto degenerando, addio ragazzi.